Eccoci, bentornati. Siamo a Poké Park, il gioco dove praticamente ci stanno. C'è nel Poké Park c'è un parco dei desideri. Questo è Poké Park 2, naturalmente. E che è intitolato appunto Poké Park 2, Poké Park Wii 2 e il parco dei desideri. Questo parco dei desideri si trova dentro al Poké Park. Ed è un parco dei desideri, è bello, è invitante per i Pokémon. Si possono fare i minigiochi, però in realtà questo Poké Park, se questo parco dei desideri, scusate, serve per, se c'è un sovrano dentro questo parco dei desideri che vuole, attraverso questo parco dei desideri, vuole praticamente conquistare tutti i Pokémon del Poké Park attraverso questo parco dei desideri, cioè facendoli entrare dentro questo parco dei desideri, che è questo, la porta principale. Che è questo, facendolo entrare e non facendoli mai più uscire attraverso i suoi minigiochi. Io il gioco l'ho finito, quindi non vi posso far vedere. Entro solo nel parco dei desideri, ma non vi posso far vedere niente. Ecco, in questo gioco, il Poké Park 2, sceglievi non solo Pikachu, ma anche Oshawott, Taping e Snivy, oltre a Pikachu, naturalmente. Però, ripeto, il parco dei desideri sembra bello, come tutti dicevano, però in realtà fa imbrogliare tutti i Pokémon mangiando delle torte o facendo dei super giochi, e i Pokémon come si sono imbriachi e non vogliono più uscire da questo posto. Così Darkrai, che è il sovrano del parco dei desideri, li fa rimanere qui dentro per conquistare tutti i Pokémon. Alla fine non ci riuscirà, grazie a Snivy, ai nostri amici Snivy, Pikachu, Taepig e Oshawott, perché sconfiggeremo Darkrai. Perché il parco dei desideri è diviso in quattro zone, ognuna fatta da minigiochi. L'ultima zona è fatta dove devi distruggere Darkrai nel palazzo dei desideri, dove distruggerai Darkrai. E così distruggerà anche il parco dei desideri, non entrerà, anzi il parco dei desideri diventerà un posto dove i Pokémon saranno felici, non più come una volta. Quindi distruggerà Darkrai, però c'è un'altra minaccia nel Poké Park, prima del parco dei desideri, un vortice nero che distruggerà tutto il Poké Park. E i nostri amici lo dovrebbero fermare, però non ci riescono. E ci riesce Darkrai a fermarlo, grazie ora voi non potete capire perché non avete finito il gioco. Comunque lo distruggerà Darkrai per non farlo, per sacrificarsi e per proteggere il Poké Park grazie a lui. Quindi questo parco dei desideri in realtà è un, ecco, questi sono dove si entra nei minigiochi. Questa è la prima zona della Baia delle Onde, dove si entra per il minigioco delle torte. Io l'ho finito, ho distrutto con Figuris, cioè che è il padrone di questo minigioco. È diviso in quattro zone, quindi quattro minigiochi che staranno nelle altre città del Poké Park. Bene, questa era la recensione e arrivederci a tutti.